regresó. Papá regresó. ¿Te parece normal que después de tanto tiempo dejemos eso así? ¿Se te olvidó? È la mancanza di un padre a muovere i protagonisti di Desde Allah, il lungometraggio d'esordio del venezuelano Lorenzo Vigas. Un padre assente perché violento e rinchiuso in galera per un giovane sbandato di un quartiere degradato di Caracas. Un padre mai amato che torna in città dopo una lunga assenza per un cinquantenne che dirige un laboratorio di protesi dentarie in centro città. L'incontro tra l'uomo e il ragazzo è frutto di un adescamento, un richiamo sessuale dietro il quale si cela però un piano ben preciso, gestito con mano ferma da Vigas, autore anche del soggetto e della sceneggiatura di un film costantemente al bivio di possibili altre direzioni nel racconto, ma in realtà indirizzato a senso unico ad un finale drammatico legato ancora e sempre alla presenza assenza di un padre. Armando! Chi ne fueron los que te golpearon? No lo pierda, por favor. Aspro, rarefatto, giocato visivamente sul contrasto tra messa a fuoco e sfocature, tra campo e fuoricampo, Desde Allah esce dai confini ristretti di una questione privata generazionale per andare a comporre di fotogramma in fotogramma un ritratto amaro della società venezuelana, fortemente gerarchizzata in benestanti a poveracci, dove il denaro è l'unica forma di contatto tra le classi sociali, sia per chi ne ha e sa in che modo spenderli, come il tecnico di laboratorio con i ragazzi di strada, sia per chi non ne possiede ma sogna di averne, come il giovane ribelle che aspira ad acquistare un'auto incidentata riparata in officina. A reggere il gioco delle parti con il consueto imperturbabile estraniamento il cileno Alfredo Castro, attore feticcio di Pablo Larraín, un uomo di mezza età rinchiuso nel suo misurato silenzio sullo schermo ma dilaniato nella sua anima. Vigas non spiega nulla, lascia che a collegare il retroterra dei due personaggi e le loro reali intenzioni sia lo spettatore chiamato in causa nella ricomposizione della storia. Una storia sospesa che vola via senza paracadute è un esordio cinematografico da tenere d'occhio nell'immediato futuro.